In questi giorni sto preparando diversi video e per forza di cose avanza sempre un po' di lievito madre, per cui ho deciso di proporvi una ricetta con l'esubero facile e golosa. Prepariamo insieme delle focaccine soffici con rosmarino. Ciao a tutti, io sono Cose e faccio cose e insieme a Rosetta, il mio lievito madre, preparo tante ricette che fanno bene al cuore e alla pancia. Vi lascio il video e vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Per una decina di focaccine ci servono 100-150 g di esubero, 350 g di farina zero e 150 g di farina di semola per un po' di croccantezza, 250 g di latte tiepido, 5 g di zucchero di canna, 5 g di sale e 80 g di olio extravergine d'oliva. Partiamo sciogliendo l'esubero di lievito madre con lo zucchero e un po' di latte tiepido. Con una forchetta formiamo una bella cremina e mettiamo un attimo da parte. Misceliamo le farine che abbiamo scelto, se ne abbiamo scelta più di una, e formiamo una conca al centro, nella quale verseremo la cremina di esubero e il resto del latte tiepido. Aiutiamoci con una forchetta ad amalgamare il tutto prima di passare alle mani. Quando il composto comincia a inglobare il grosso della farina, versiamo l'olio e impastiamo fino ad ottenere una palla compatta. Spostiamoci sul piano e impastiamo ancora. Aggiungiamo il sale e impastiamo bene per qualche minuto fino ad ottenere una pallina liscia e omogenea. Pirliamo l'impasto e chiudiamolo in un contenitore unto d'olio. Riponiamo in forno spento con luce accesa per 2-3 ore. Trascorso il tempo, ribaltiamo l'impasto lievitato sul piano e con una spatola dividiamo in 10-11 palline da circa 90 grammi. Pirliamo ciascuna pallina arrotondandola tra le mani. Disponiamo le palline su una teglia con carta forno e schiacciamole con le dita. Una volta fatto, mettiamo di nuovo in forno con luce accesa per circa un'oretta. Un trucco per evitare che le focaccine si secchino è quello di spruzzare un po' d'acqua prima di metterle in forno a crescere. Dopo un'oretta le focaccine si saranno gonfiate. Se serve facciamo di nuovo i buchi con le dita e cospargiamo con olio, fiocchi di sale e aghetti di rosmarino.
cuociamo in forno caldo a 180 gradi per 15-20 minuti. Decidete se le volete più o meno croccanti e tenetele qualche minuto in più o qualche minuto in meno. Profumate, soffici e fragranti, queste focaccine vi conquisteranno con la loro crosticina croccante e l'interno soffice soffice. Farete fatica a resistere e in un attimo le avrete finite. Se provate le mie ricette, condividete con me le vostre creazioni su Instagram e su Facebook e da qualche settimana mi trovate anche su TikTok. Prima di andare, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Lasciate un commento se avete domande e un like se questo video vi è piaciuto. Come sempre, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima ricetta. Ciao!